Filiera agroalimentare, formarsi per crescere. La Regione presenta i nuovi corsi di formazione professionale per disoccupati finanziati con il Fondo Sociale Europeo. I corsi sono tanti, stiamo parlando di 48 corsi, sono tantissimi e diversificati. Diciamo che la ratio con cui abbiamo concepito questa filiera è di valorizzare una filiera che non è legata solo al mondo agricolo o all'agroalimentare, ma è legata al turismo, per esempio, ed è legata alla eccellenza dei nostri territori. Infatti negli ultimi anni sempre più giovani si rivolgono a questo settore e sempre più eventi che parlano del settore agroalimentare. Sì, questo dei giovani poi provoca un'altra riflessione. Vogliamo formarli non solo su uno specifico settore, ma creare proprio quella figura di manager dello sviluppo locale che sia capace di avere coscienza di un territorio, di un brand e di saperlo esportare anche, per esempio. Anche se i corsi vanno sia per i giovani sia per coloro che purtroppo hanno perso lavoro e quindi debbono ricollocarsi. Di che cosa ti sei occupato fino ad oggi? Fino ad oggi grafica e stampa. Però la passione per l'agricoltura c'ho sempre avuta e quindi ecco, spero magari trovare nel campo un'attività. Qual è il settore che vorresti sviluppare? Orticoltura, magari nel sociale, ecco, legare le due cose. Come mai sei qui? Io sono qui perché da over 50, ma disoccupata, sarei comunque interessata nell'ambito dei corsi presentati a frequentare quello per tecnico organizzatore congressuale. Ho visto la presentazione e devo dire che è stata abbastanza così, insomma, convincente. Adesso farò domanda, vediamo se rientro fra i vari candidati possibili. Taglio del nastro alla biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata. Dopo mesi di chiusura forzata, nuovo look e nuovi spazi per un investimento complessivo di circa 700.000 euro. Un luogo ideale per studiare, con tutti i comfort tecnologici e con nuovi spazi per socializzare. Uno spazio, come ha sottolineato il rettore Adornato, aperto anche a tutta la città. È una biblioteca aperta alla città che consente un mix, una commistione, una contaminazione tra la lettura specialistica e la lettura diversamente interessante. E io confido che la città stessa possa essere coinvolta nell'impiego di tutto questo risorse, di tutte queste risorse culturali in senso ampio. La biblioteca dunque si estende su più piani e prevede 160 posti a sedere. Sono state unificate zone diverse della biblioteca per creare un servizio all'utenza, quindi un ingresso unitario più rappresentativo, un front office per dare maggiori servizi agli utenti, quindi agli studenti, ma non solo, a tutta la comunità accademica. Le librerie contengono, diciamo, all'interno della biblioteca circa 70.000 libri, ma la biblioteca contiene nel suo insieme circa 120.000 libri, perché oltre agli spazi e ai libri visibili c'è un ampio archivio sottostante che comunque contiene dei libri a disposizione dell'utenza universitaria. Sono circa 950 metri quadri nel suo insieme, ma in questi 950 metri quadri non sono compresi degli spazi che abbiamo recuperato all'esterno, che sono due cortili, proprio per far sì che in qualche modo la biblioteca non sia solo un luogo di studio, ma abbia a disposizione, come optional per chi frequenta la biblioteca, spazi per la socializzazione, le attività ricreative, l'incontro. Quindi questo, diciamo, è secondo me è l'obiettivo di questo progetto.